L'amministrazione comunale di San Manco Piemonte, rappresentata dal sindaco Francesco Di Giacomo, sempre più vicina alla Pro Loco. Tantissime iniziative e di recente anche un protocollo d'intesa, impegnati soprattutto per il sociale. Storicamente la Pro Loco è stata sempre molto attiva sul comune di San Mango e sui picentini in generale, ma da molto tempo sia Nicola il presidente è molto attivo sul territorio, molto presente a proporre iniziative che noi cerchiamo sempre di cogliere con favore. Molte volte ci invita a delle manifestazioni sulla divulgazione della melanulca e della promozione dei prodotti del territorio, cosa a cui ci tengo tantissimo perché credo molto nello sviluppo del territorio attraverso l'agroalimentare. Queste iniziative sono preziose per divulgare questi prodotti e la dieta mediterranea. Oggi abbiamo la premiazione dei cosiddetti orti casalinghi, che è una bella iniziativa soprattutto per divulgare la consapevolezza che i prodotti casalinghi, i prodotti ancora del territorio sono più genuini e quindi praticamente vanno coltivati in casa se si ha la fortuna di avere un orto. Quindi abbiamo un bel territorio dove ci sono ancora la cultura della produzione degli orti e siamo a fianco della Pro Loco per sponsorizzare questa iniziativa e la promozione del territorio in tal senso. Continuiamo in questo progetto meraviglioso che cerca di mettere in evidenza soprattutto il lavoro dell'agricoltura, l'agricoltura sociale, un'agricoltura responsabile, un'agricoltura che sia anche di aiuto al non perdere le identità agricole del nostro territorio ed anche un aiuto alle persone anziane per far sì che impiegano il loro tempo svolgendo un'attività fisica ma anche un'attività che li impegni e soprattutto tramandi il loro sapere alle giovani generazioni. È un progetto che è nato grazie agli finanziamenti della Regione Campania con i fondi del Ministero delle Politiche Sociali ed è un progetto che vuole proprio far sì che abituiamo le persone, stimoliamo le persone alla rifunzionalizzazione del territorio perché crediamo soprattutto che un'agricoltura biologica, un'agricoltura sociale possa essere di grande aiuto sia alla dispersione scolastica ma anche alla dispersione soprattutto dell'anziano che vaga così senza una meta quando è collocato in quiescenza praticamente non ha, invece così con questo tipo di attività dell'orto riesce a mettere a compimento, a portare a compimento un'attività ed anche ad impegnarsi per sé, per la famiglia, ma anche per gli altri, per la comunità. C'è una forte sinergia, Presidente, con il Comune di San Mago Piemonte. Ma soprattutto il Comune ci aiuta e ci stimola, e sono vicini alla Pro Loco, sono vicini alle nostre attività. C'è un continuo scambio di idee, un continuo scambio di azioni. Questi sono, ma spettacolari questi, come si chiamano questi? Questi sono i fagiolini a metri. A metro, mannaggia, guardate, saranno mezzo metro, bellissimi, fagiolini a metro. E come si mangiano questi? Non li ho mai visti. E questi se... Quella mo praticamente, mo se è caldo non si allungano perché vedete seccano un po', se è caldo. Però questi si diventano lunghissimi. Eccoli qua, guardiamoli bene da vicino, eccoli qua. Vai. Falli vedere, Master Raffaele, guardateli bene, guardate quanto.